Nerio Castellucci un messaggio in favore della vita nascente? Il messaggio è quello dell'accoglienza, come anche della vita piccola, giovane, adulta, morente, perché noi non abbiamo il diritto di togliere la vita a un'altra persona, anche quando magari facciamo fatica ad accoglierla. La Chiesa ha un messaggio che vale per ogni tipo di vita, non mette tanti aggettivi, nascente, morente, sana, malata, giovane, vecchia. E questa è la novità del messaggio di Gesù, che è venuto a portare la dignità di ogni persona, a proclamare la dignità di ogni persona senza tanti aggettivi. Andrea Mazzi, fiaccolato per la vita nascente, versione ecumenica, sempre più ricca, sempre più numerosa, i passi avanti sono stati fatti. Sì, cerchiamo, è proprio una situazione in cui comunque la vita nascente e quindi anche le stesse gestanti sono poco valorizzate dalla società. La cosa bella è che ci sono centinaia di persone che sentono il bisogno proprio di scendere per le strade e di chiedere davvero innanzitutto al Signore e alla società tutta che ci sia più attenzione verso questi bambini, perché siamo tutti corresponsabili di tutti questi aborti che ci sono. Solo in provincia di Modena in un anno sono 1197, solo quelli legali, poi ce ne sappiamo che ce ne sono diversi altri, e quindi non è più tempo davvero di rimanere indifferenti. Questi bambini hanno dei diritti, noi oggi camminiamo accompagnati dalla frase di Alveda King, la nipote di Martin Luther King, che dice che non c'è differenza tra il discriminare le persone sulla base del colore della loro pelle e il discriminare le persone in base alla loro età o alla condizione di salute. Quindi chiediamo davvero che i diritti di questi bambini e i diritti delle loro mamme, che oggi sono abbandonate dalla società con pochissimi aiuti e pressate da tante parti, da compagni, da genitori, perché vadano ad abortire, ecco, siano maggiormente tutelati. Davvero tutti dobbiamo farcene carico.